presentazione di liste candidati per una poltrona al Consiglio Comunale e per lo scranno più alto, ovvero quella del sindaco di Favara, Giuseppe Infurna. Sì, oggi presentiamo le liste o una coalizione chiamata Orgoglio Favarese, fatta di 5 liste. L'una è di Forza Italia, una la Lega, una è Onda con Cambiare Passo, una è la Democrazia Cristiana e una è Forza Azzurri con Noi Per. Con queste 5 liste io affronto questa bella campagna elettorale, dove ci sono tanti amici, tanta gente comune, professionisti che mi sostengono e sostengono questa battaglia. È una battaglia per Favara sicuramente, non è una battaglia politica che noi facciamo. Non abbiamo nessun grande causa che ci tira le fila e ci dice quello che dobbiamo fare, ma siamo un bel raggruppamento di amici, di politici, di donne, di uomini che vogliono affrontare i problemi di questo paese e risolvere. Accanto a me ho fatto 6 candidati assessore che non mi hanno dato i partiti, ed è meglio che questo va detto all'inizio, perché mi hanno dato la libertà di scegliere. A me non mi hanno dato nessun vincolo ai partiti, mi hanno detto fai una bella squadra di gente che vuole lavorare per Favara. Io ho fatto l'avvocato Miceli, l'avvocatessa Milioto, la signora professoressa Nancy Pannino, l'avvocato Luca Chaumet, Antonella Monreale, che conoscete tutti, e Marcello Zarconi. Sono 6 che ho scelto io perché sono 6 che vogliono lavorare per il paese. Non c'è nessun vincolo di partito da parte mia né da parte loro. Quindi è tutta gente che vuole lavorare per il paese. Presentazione della candidatura del dottor Salvatore Mondaperto, delle liste che lo appoggiano per lo scranno più alto al municipio di Favara, quello del sindaco. Il nostro motto è insieme si può. Abbiamo presentato un programma molto articolato ma realistico, perché non possiamo permetterci di scherzare con le cose serie. Noi non possiamo illudere tutti i cittadini. Il nostro obiettivo è quello di creare il senso di comunità, cioè tutti i cittadini, tutti gli impiegati del Comune di Favara si devono considerare indispensabili. La nostra è una coalizione molto forte, in cui è rappresentata da 7 liste, 4 liste civiche, poi abbiamo il supporto di Diventerà Bellissima, Fratello d'Italia e l'UDC. Liste che ci fanno ben sperare per l'esito finale. La designazione, noi abbiamo designato 5 assessori in prima battuta, che sono Marilì Chiappato, Leonardo Pituzzella, Mimmo Bunone, Valerio Di Michele e Giudice Salvatore. Antonio Palumbo, candidato a sindaco con la sua coalizione, è l'unica di centro-sinistra. Sì, la coalizione Scegli Progetto Comune, composta da tre sigle. Abbiamo Favara per i Beni Comuni, che è un gruppo storico che ormai opera a Favara da decenni, l'altra Favara, che è una lista civica composta da diverse anime anche dal Movimento 5 Stelle, e il PD ufficiale. Questa è una coalizione che abbiamo costruito in anni di diverse iniziative, quindi oggi ci presentiamo, abbiamo depositato tutte le liste e siamo pronti per operare. Gli assessori designati? Noi abbiamo fatto una bella squadra che mette all'interno professionalità riconosciute a Favara, uomini di cultura come Antonio Liotta, che non ha bisogno di presentazioni, editore, medico, una personalità di alto livello, Pier Vaccaro, un professionista, un tecnico che si occuperà anche del bilancio, che è una delle cose principali che dovremmo andare a intaccare. Poi abbiamo Laura Mossuto, consigliere comunale riconosciutissima per le sue iniziative e battaglie all'interno del Consiglio Comunale, Antonella Monreale, che opera nel sociale, è una psicologa bravissima, ha collaborato con tantissime associazioni, e Angelo Airo Farulla, anche lui non ha bisogno di presentazioni, promotore di diverse associazioni sportive, giovanili, uno che si è sempre speso in questo campo, che porterà vitalità alla squadra assessoriale.